science proves quality sleep is vital to your mental emotional and physical health the sleep number 360 smart bed senses your movements and automatically adjusts to help keep you both effortlessly comfortable and its temperature balancing so you stay cool so you're at your best for yourself and those you care about most life-changing sleep only from sleep number it's our ultimate sleep number event save 50% on the sleep number 360 limited edition smart bed plus special financing ends monday to learn more go to sleepnumber.com special financing subject to credit approval minimum monthly payments required see store for details the Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits, perfect for seeing Taylor Swift the Eras tour. Presented by Capital One. Ooh, I do love her. Earn five times miles on flights and 10 times miles on hotels through Capital One travel. Enjoy your stay in Suite 13. Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Numero 30 di Fantascientificast, podcast di fantascienza, il vostro preferito, nonché l'unico in circolazione. <ride> eh, come sempre, i microfoni Paolo Bianchi e Omer Serafini. Oltre al consueto spazio della fantascienza Gold Edition, eh, oggi parliamo anche d'attualità, lo faremo parlando di un film recentemente uscito nel, sul grande schermo che è Gravity di Alfonso Quaron, lo faremo insieme a Paolo Moroso di Italian Space and Astronautic Association, nonché podcaster di Astronauticast. Insomma, le space movie si prestano anche sì. a una trattazione un pochino più scientifica, direi, no? Sì, infatti, tra l'altro poi questo, stai notando che questo film sta avendo un discreto feedback positivo di ritorno, nonostante tutto, vero Paolo? Sì, 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 un feedback assolutamente mm. positivo anche da parte di, di astronauti e, e appassionati come avremo modo di sentire, nonostante qualche giusta critica da un punto di vista mm. più, più strettamente scientifico. E poi parleremo dell'attualità dell fantascienza con Nicola Corvini, abbiamo incorporato per questa puntata sì. il suo Far Space dentro la puntata. Ordinaria, dunque entra nel vivo. Sì, direi di sì. E ovviamente, com'è meglio iniziare questa trentesima puntata con la nostra punta di diamante: il nostro silone preferito, nonché il nostro professore preferito Massimo De Santo? Oh my God, it's full of stars. Come in ogni puntata di Fantascientificast abbiamo come gradito ospite, ovviamente ormai tra gli autori della trasmissione, il silent prof Massimo De Santo. Buonasera a tutti, eh, buongiorno, buon pomeriggio. insomma, quello che sia il tempo che vi accompagna, non vogliamo svelare l'istante in cui si registra, dico bene? Non ti allargare, eh, sono... Silone, non signore <ride> del tempo adesso. Eh, però ci stavo pensando che effettivamente forse è il momento di cambiare... Dal momento che il dottore no, sta cambiando personaggio, sta diventando un po' più di mezz'età anche lui, e pensavo <ride> di telefonare agli autori e di propormi i meglio del Silent Prof.: può trasformarsi in un dottore misterioso. Ah, no, eh, ma so, ma so... no, non ci allarghiamo, ci mancherebbe tanto di cappello e l'emozione per l'avvicinarsi della data fatidica del cinquantennale. Eh, eh sì, eh, sì, sì, 23 novembre, eh, corretto. Eh sì, siamo quasi coetanei eh. col dottore, mannaggia, io sono poco, poco più vecchio. Però, Siamo dicono, tutti in attesa. Pensate che mia moglie torna, 150 anni. Tutto sommato. <ride> mia moglie torna addirittura dalla Francia per poter vedere la cosa sui su canali italiani, perché in Francia non, non lo passa, no. ah, non vero. torna per quello, però coglie l'occasione. Tra i 4 domande in diretta, mi pare? Cioè, 4 sì, comando in diretta. Mi ha parlato nella recente pillola di Paolo Marzola, dedicata proprio al cinquantesimo. Oh, bellissimo, del dottor... ragazzi! È incredibile. È una delle poche volte che la televisione italiana in sì. qualche maniera si mantiene in linea. Allora, stasera... Qualcuno sta dicendo: per favore non traducete o mandate in lingua originale, però, male lingue, insomma, vogliamo <ride> okay, vabbè. chiamarle così. Allora, in questa Dunque, come menù... dicevo, ci stiamo sovrapponendo un po'. In questa puntata volevo parlarvi di Paul Anderson che ehm, in realtà chissà perché a me per assonanza evidentemente del modo probabilmente sbagliato in cui pronunciamo il cognome di Frederick Paul che è stato no, l'autore che abbiamo esaminato la volta scorsa e il nome di Paul Anderson che tra l'altro è Paul diciamo la danese scritto con la O non con la A eh? Uh -huh. Questa assonanza me li fa sempre ricordare insieme. <ride> per cui, mentre parlavamo di Frederick Paul, io continuavo a pensare ai racconti e ai romanzi di Paul Anderson. E quindi ho detto: togliamoci il pensiero e parliamo di questo grandioso autore che, eh, giusto per presentarlo così, tanto sulle diciamo, cose facili ha vinto ben sette premi Hugo ecco. e tre premi Mercedes ah, però... che non so se mi spiego <ride> penso che detenga il record insieme ad Arlan Harrison eh, di Yugo anche se un'osservazione un po' particolare il fatto che li ha vinti sempre con dei racconti brevi nonostante la sua produzione eh, Anderson ha vissuto dal 1926 al 2001 quindi è, morto, è stato un po' più sfortunato degli autori di cui abbiamo parlato recentemente, che sono diventati ultra ottuagenari, no? che ci hanno lasciato tra i 90 e i 100. Mm -hmm. Lui, invece, è morto un po' prima. Eh, comunque ha avuto un arco temporale di attività notevole e ha avuto una mh, capacità di scrivere una quantità impressionante di una produzione di... veramente una sterminata. Produzione sterminata. sterminata. I, I romanzi sono decine e decine, forse raggiungono il centinaio e le novelle sono talmente tante che è difficilissimo contarlo. Eh, però stranamente è stato sempre premiato con il massimo riconoscimento degli scrittori di fantascienza soltanto eh, nel campo delle novelle, delle, dei racconti brevi, dei, mm -hmm. eh, anche se invece io devo dire che lo trovo uno scrittore fantastico eh, anche nella, mh, nel, nella sua versione più lunga, anche in quella molto lunga perché come dicevamo è stato veramente molto prolifico e quindi... Eh, ci sono interi cicli, intere serie che raccolgono 3, 5, 7 romanzi eh, su un determinato personaggio piuttosto che su una determinata tematica ha spaziato in tutti i generi possibili dalla hard sci-fi, pensa che eh, lui viene sostanzialmente considerato il maestro, il mentore di Larry Niven di cui abbiamo parlato con Ringwood, no? Sì. Uh -huh, uh -huh. Eh, adesso è sì. un vuoto di memoria non so se ne abbiamo parlato uh, approfonditamente mi pare di sì soltanto... in un sì, abbastanza trattato sì. quindi diciamo della vera e propria hard sci-fi e nello stesso tempo però è un prolifico autore di cicli fantasy eh, insomma ci aveva tutto con lui uno dei più appunto premiati e conosciuti autori eh, anche se mh, quando ci pensi un po eh, è un po' difficile caratterizzarlo proprio perché, appunto, ha spaziato in tutti i generi in maniera estremamente piacevole, eh, forse senza eccellere eh, in nessuno. No? Era un, mm. diciamo, un uomo che era in grado di scrivere a 360 gradi su tutte le tematiche della fantascienza e del fantasy. Lo faceva in maniera estremamente piacevole e professionale. Questa sua stessa versatilità, forse in qualche maniera, l'ha un po' penalizzato. Non c'è il romanzo che ha come dire fatto brillare la sua stella in maniera particolare citiamo qualche mm, come dicevo nel, nel fuori onda diciamo, prima che cominciassimo la registrazione eh, probabilmente Anderson come tanti altri dei gran maestri che abbiamo citato meriterà più di una puntata nel senso che poi magari sarà meglio selezionare qualche sua opera specifica e parlarne tematicamente monograficamente Stasera vorrei dare una, un po' introduzione a quelle che sono invece state le sue produzioni letterarie in modo da dare ai nostri ascoltatori la possibilità magari di scegliere da dove vogliono cominciare. Vedo che hai l'imbarazzo della scelta perché veramente, già anche a livello di cicli, no, sono almeno una impressionante. decina. Penso. Impressionante. Eh, andiamo per tematiche, così da far vedere anche proprio Mi come, piace, come ehm. lui ha spaziato. Eh, una tematica classica è il Viaggio nel Tempo. Forse uno dei suoi primi romanzi molto uh, fortunati è quello della Pattuglia del Tempo. Eh, è un romanzo che com comincia diciamo, nel ci questo ciclo nel 1955, quindi proprio agli inizi dell'era eh, diciamo, della fantascienza classica che noi stiamo considerando. Per me la fantascienza, quella, proprio, quella che noi chiamiamo della Gold Edition, va tra gli anni 50 e 70 sostanzialmente e la pattuglia dello spazio come dice il, tempo, intro, come dice il titolo scusate, introduce questa idea che ci sia una polizia temporale è un'idea che abbiamo eh, visto comparire in tantissimi autori, sì. uno, uno tra tutti Isaac Asimov per esempio con Alla fine dell'eternità che è un altro romanzo bellissimo di cui prima o poi dovremmo parlare nel dettaglio eh sì. se non l'abbiamo già fatto eh, no, penso mi pare di non no, forse ancora... l'abbiamo citato no. ma non ne, abbiamo, non ne abbiamo parlato nel dettaglio eh, e parte quindi dall'idea che appunto sia possibile viaggiare nel tempo e come al solito quando è possibile viaggiare nel tempo è possibile creare paradossi e se è possibile creare paradossi qualcuno potrebbe crearli ad arte per danneggiare, per modificare a proprio interesse la linea temporale e allora interviene la pattuglia del tempo, una, una vera e propria polizia temporale che ha lo scopo specifico, che fa delle missioni no? nella migliore space opera, nella migliore tradizione della space opera, fa delle missioni per salvare la nostra sì. linea temporale. Qui mi viene in mente eh, una citazione trasversale, un cross mediale, eh, si ritrova pari pari l'idea della pattuglia del tempo in PK, la versione avveniristica di Paperinic. Sì di Paverni non so oh. se avete letto la meravigliosa serie di PK in realtà sono qualcosa la, qualcosa la prima serie di PK PK ha avuto tre serie eh, la prima serie di PK è un capolavoro a me è piaciuta da impazzire e io ho letto quella con eh, Everett Duclair non mi ricordo Everett era. Duclair è un personaggio ricorrente quindi c'è in realtà in, ah. in tutte e tre ma sicuramente nelle prime due mm -hmm. eh, però eh, c'è diciamo, stato poi una, un decadimento della qualità della serie. Nella prima serie di okay. PK c'è proprio il concetto della pattuglia dello spazio, c'è cioè il razziatore che è un criminale temporale, vari episodi diciamo, del, dei fumetti di PK sono dedicati a quest'idea, e Time Petrol del nostro Paul Anderson è appunto eh, uno di questi primi esempi di eh, una visione ottimistica della possibilità di viaggiare nel tempo e di porre riparo ai peggiori scatafasci immaginabili così come se ci fosse insomma una specie di 007 temporale uh -huh. che riesce a scoprire quello che sta succedendo e intervenire in tempo per correggere e riportare sulla retta via la nostra linea temporale. Questo era per parlare della uh, tematica temporale come una delle prime affrontate dal nostro ottimo Paul Anderson. Godibile come saga? Come Assolutamente, serie. il primo è bellissimo. Chiaramente, forse risente un po' della, del tempo, mentre in altri romanzi successivi mm. questo. Del tempo, questo è un po' un paradosso. <ride> intendevo in termini <ride> di stile di scrittura. In termini okay. di stile di scrittura, è un pochettino um, da questo punto. A me piace, a me piacciono molto questi romanzi in cui si sente eh, anche un pochettino eh, l'influsso del periodo storico in cui sono state scritte. Certo, forse è, è il problema delle serie eh. che, che vanno avanti su un arco temporale di, di, di 20-40 anni, tipo adesso eh, tutti stanno aspettando il seguito da anni del, della guerra degli dell'Ictor, che è un altro eh, di, di non, non Gerald. Sì. Non, non mi ricordo comunque, l'autore non mi viene in mente adesso, comunque <coughs> è stato scritto 30 anni fa, eh, sì, David Gerald. Hey, ah, Gerald. Sì, il, sì, sì, il, il papà dei triboli di Star Trek, ecco, diciamo così. Eh, tutti aspettano il seguito della serie, solo che la, la guerra del Victoria è stato scritto negli anni 70, mi sembra. Sì, chiaramente poi tu sen scusate, senti quindi... diciamo che c'è un'evoluzione proprio del linguaggio, no? Eh, e sì. anche comunque inevitabilmente, sia pure in un'ambientazione fantascientifica, c'è una penetrazione di quella che è la cultura, il clima del, del momento storico in cui l'autore sta vivendo. Eh, saltando un genere completamente differente, eh, per esempio c'è un bellissimo romanzo del 1970 che si intitola Tau Zero. E che è, veramente, è un romanzo vero e proprio di hard science fiction, quindi di quella dura e pura, basata su un'ipotesi un scientifica tutto sommato credibile, e che ancora una volta introduce il concetto di eh, diciamo, influsso del tempo, però quello legato all'applicazione della teoria della relatività, cioè il fatto che. Se ti avvicini alla, teoria, alla velocità della luce nello stesso tempo il tuo tempo si dilata mm. e quindi, come sappiamo, c'è un effetto di dilatazione per cui il tempo trascorso sull'oggetto che si avvicina alla velocità della luce è, scorre relativamente più lento rispetto a quello degli altri no? De degli osservatori che sono su, per esempio, il famoso paradosso dei gemelli che probabilmente sì. tutti mm -hmm. ricordano. Quindi la trama mm -hmm. Del, uh, del, di questo romanzo eh, che è ambientato su questa astronave che sperimenta un nuovo, nuovo tipo di motore, il eh, motore Bassard, Bussard, eh, scritto, eh, eh, che, che spinge verso eh, il superamento del confine della velocità della luce. E quindi il romanzo ruota tutto intorno a, questa, a questo tau zero, cioè al tempo che si ferma. Tau zero nell'equazione, uh -huh. la tau nell'equazione della relatività è la variabile temporale che con l'avvicinarsi della velocità al valore della velocità della luce va verso lo zero. E quindi è un esempio in questo caso di, eh, di hard sci-fi. Un altro filone invece che è un po' peculiare di Anderson che a me piace tantissimo è la sua capacità di costruire dei romanzi di tipo ironico, che in qualche maniera giocano con la fantascienza per fustigare, per commentare in maniera satirica o ironica diciamo, i difetti della nostra società contemporanea. E forse il più famoso è la, The High Crusade, eh, l'alta la crociata, crociata sarebbe tradotto letteralmente in italiano, adesso mi sfugge il titolo della versione italiana, che è un romanzo che contiene un'idea molto simpatica e molto originale, e cioè che degli extraterrestri eh, sbarcano nell'Inghilterra medievale. Quindi praticamente c'è l'incontro tra questi extraterrestri con le loro armi avanzatissime e con la loro astronave capace di viaggiare più veloce della luce e invece un uh, nobiluomo uh, inglese mm. del Medioevo con il suo esercito no, in, uh, con la lancia in resta, la spada, la lancillotto e via così e Anderson in maniera estremamente simpatica racconta come questo nobile uomo, per una serie di assurde circostanze eh, che vengono descritte in maniera estremamente divertente, riesce dapprima a sconfiggere eh, e quindi a massacrare l'equipaggio mm. di questa astronave aliena. Eh, si fa, eh, sale sull'astronave con il suo diciamo, drappello, i cavalieri e, e ordina all'unico alieno che aveva, sopra, che aveva lasciato vivo di portarlo in Terra Santa per quindi per andare a <ride> conoscere la crociata. Da qui il titolo Capolo, sembra un, un film tipo con maciste contro i marziani. <ride> <pianeta. ride> e da lì, in poi, avviene la conquista del pianeta. Il romanzo si conclude con la fondazione dell'impero d'Inghilterra dell sulla superficie di questo pianeta alieno. Ma è veramente divertentissimo. Ne è stato anche tratto un film scoperto nella preparazione della ah, puntata sì? che io onestamente non conoscevo. Eh, ho visto che c'è un film del 1994 che è la versione appunto cinematografica di questo bel romanzo. Eh, io, onestamente, non l'ho visto. E quindi da adesso in poi comincerò una caccia spietata per procurarmene una copia. E ah, sicuro. Il, titolo, il titolo, Max, è sempre The Hide Crusade? O? Il titolo del film è The Hide Crusade, assolutamente mm. sì. Non credo che ce ne sia una traduzione italiana, eh, mentre invece c'è una traduzione italiana del romanzo. Eh, io ho qui sì. il mio. La mia Bibbia, il mio famosissimo um, Storia della fantascienza di Sadol sul quale ricordo che avevo crociata spaziale eh, beh, ovviamente <ride> può, eh. crociata spaziale bandami. che però c'ho qui l'edizione di Ponzo Cosmo Ponzoni questa è a sua volta una, sarebbe una bella chicca ritrovarlo in eh, edizione Cosmo eh, Ponzoni del 1962 mm, spero che ci siano state ok edizioni. non dovrei dirlo comunque il film si trova facilmente molto bene ah, eh, okay, sì. diciamo così oh. diciamo, ma sui canali alternativi come si sono? sui canali alternativi no. Esatto. No, tra l'altro scusate un attimo sto vedendo che era il, nel film c'era George Pal per cui non so se mi spiego e sembrerebbe che ci sia interessato un remake anche il mitico Ronald Emmerich e, e, e John Rice Davis. Sì. On, onnipresente Gimli mm. eh, e <ride> svariati altri devo personale. dire la verità per esempio mi era proprio sfuggito questo, eh, questo fatto che ci fosse questo film e, tra l'altro eh, come ho detto eh, il nostro autore è stato insignito dei premi di Hugo solo per le novelle però molti suoi romanzi, alcuni perlomeno, sono stati comunque nominati per il premio Yugo e, e I, Clusade è uno di questi, il, è stato nominato per il premio Yugo nel 1961. Mm -hmm. e, come avete visto, cioè, qui potrei andare avanti veramente ancora con <ride> decine di romanzi, voglio dirne solo un altro eh, che contiene un'idea molto interessante, con cui voglio fare anche un link con un autore che tratterò in futuro, si intitola Brainwave nella versione inglese originale, Quoziente 1000 nella versione italiana che fu edita da Urania, in, in, guarda un po' intorno al numero 1000, deve essere 1060-1070 di Urania. L'idea di Quoziente 1000 è molto simpatica. E, e appunto eh, poi ricorrerà in un altro romanzo di un altro autore che vorrò discutere a lungo, ed è quella che noi siamo in questo momento immersi in una sorta di campo di smorzamento dell'intelligenza, cioè che la porzione dello spazio in cui noi viviamo, per una serie di circostanze, no, eh, si trova immersa in un determinato tipo di campo eh, che fa sì che i parametri psicofisici siano in qualche modo frenati. Per una serie di circostanze questo campo si annulla e quindi improvvisamente la popolazione della Terra vede schizzare a mille il suo cosiente di intelligenza, in proporzione. In quegli... Non voglio chiederti eh... dov'era l'epicentro di questo campo, non, <ride> non lo so. <ride> È un'idea, quindi il romanzo gioca su questo, cioè gioca su... tenta di rappresentare dal punto di vista di un, di un idiota che grazie a questo effetto è diventata una persona normale, come noi oggi la qualifichiamo tale, e di vedere le sue le reazioni invece del cambiamento complessivo dell'umanità che mediamente si ritrova. Ad avere un quoziente intellettuale di tipo geniale, mettendo anche qui un po' in berlina alcune tipologie di aspettative. No? Per esempio, è chiaro che quando uno è un genio, i lavori manuali, in quanto tali, i lavori più umili, <ride> non gli sembrano più così attrattivi. Eh, però l'idea. mia vi... non si trova un falegname neanche. Esattamente. <ride> <Come si diceva? ride> Peraltro, questa idea è straordinariamente intrigante. Come dicevo, voglio citare Werner Vinge di cui parleremo prossimamente, che l'ha applicata in maniera ancora più, più vasta, un'idea molto simile eh, legata, insomma, appunto ai, ai parametri psicofisici dell'universo dell e al all'ipotesi che certe cose che noi oggi consideriamo assolutamente costanti, appunto per esempio la velocità della luce, e fissate ad un certo valore, in realtà siano così solo nella nostra specifica zona, e che se si riesce a uscire da questa zona ci possono essere delle condizioni di funzionamento dell'universo. Molto diverse con tutto quello Anche che posto mi sfortunato, che è la Terra. Eh, ragazzi, sì, cioè. eh. se, lo, se lo vedi dall'altro punto di vista, però, è un'idea straordinariamente intrigante: cioè che l'universo no, e che no, il chiaro. cosmo è molto più ampio di quello che noi dal nostro punto di osservazione ci possiamo eh, immaginare. Sono in eh, vena di battute, scusa. Sì, ma, no, no. <ride> <Interessore, figurati. ride> eh, basta con i romanzi mm -hmm. perché altrimenti veramente ce ne sarebbero altre. Ce ne sono decine ancora. Eh, giusto voglio citare un ciclo simpaticissimo intitolato degli eh, Yoka, H-O-K-A: sono delle creature aliene, intelligenti, simpaticissime dotate di proprietà simili a quelle dei marziani di Frederick Brown, se vi ricordate, <ride> eh, e che <ride> eh, mi ricord ricordano insomma. sempre un, un po' un incrocio appunto, tra i marziani di Frederick Brown e invece gli Ewoks di Star Wars. Eh, quindi sono degli animaletti orsacchiotteschi un po' cattivelli eh, che hanno una loro visione molto, diciamo, naif della, della realtà e ci sta questo ciclo di romanzi, di racconti in cui appunto ci sono naturalmente un protagonista con una serie di avventure estremamente spassose vissute assieme a questa eh, popolazione molto particolare. Eh, grandissimo autore anche nel fantasy, a me piace da impazzire il ciclo eh, di Altro Mondo, che è fatto di due romanzi, Operation Chaos e Operation Luna. Mm che secondo me è un po' l'incrocio, cioè anche qui immagina un, tutto sommato, un universo parallelo, quindi potrebbe essere a tutto eh, titolo e considerato un romanzo di fantascienza, però è un universo parallelo un po' particolare dove tutta una serie di cose che noi consideriamo diciamo, appartenenti eh, alla dimensione se vogliamo, spirituale, magica, sono assolutamente scientifiche e comprovate. Quindi, è un mondo in cui l'esistenza di Dio è stata provata scientificamente. È un mondo in cui esistono i lupi mannari, è un mondo in cui esistono le streghe, eccetera, eccetera. eccetera. È un mondo in cui alcune cose che noi abbiamo conosciuto non sono avvenute, non c'è stata la seconda guerra mondiale. È un mondo in cui c'è un contatto diretto, o almeno è possibile avere un contatto diretto, con la dimensione infernale. E per esempio Operation Chaos, eh, operazione Chaos, appunto, eh, anche questo è stato edito da Urania di sicuro, eh, racconta sostanzialmente di una coppia di agenti speciali, di cui uno dei due il maschio è un lupo mannaro, eh, quindi un mutaforma, eh, che mh, svolgono una missione eh, di tipo appunto poliziesco agenti segreti. E la svolgono andando a, a recuperare, a salvare una persona. Non ricordo se era la figlia o, oppure era qualcuno coinvolto in generale nella storia. Eh, la vanno a salvare letteralmente all'inferno. Quindi entrano sì. nella dimensione infernale, fanno un viaggio tipo quello di Orfeo, giusto? Eh, qual è il mito di, chi va a, de, di Orfeo che va a recuperare l'amata eh, nel mondo dell'aldilà? In un viaggio molto simile. Eh, un, buon, un viaggio molto simile, quindi penetrano nella dimensione infernale con tutto quello che ne consegue. Anche questo è raccontato con molto brio, è un tono un po' più serio di quello delle, delle altre opere che ho raccontato e ha avuto un seguito eh, intitolato Operation Luna, la coppia di questi due, Operation Chaos e Operation Luna, viene chiamata il ciclo di Operation Underworld, Otherworld, cioè dell'altro mondo sostanzialmente. Niente, mi fermo qua ragazzi, che avete visto. Sono credo 20 minuti che non, non si riesce a mettere un freno. Ci sarebbe da parlare del ciclo della Ligra polisotecnica, del ciclo di Dominic Flandri e, e delle altre opere singole, delle, degli altri romanzi, per esempio di Terra Rovente, che è un'altra space opera simpaticissima con personaggi eh, che possono lontanamente un po' ricordare le ambientazioni di Star Wars. Did you know that yearly Medicaid renewals will start again soon? This means millions of people who were enrolled in Medicaid during the pandemic may no longer be eligible for coverage. If this may impact you, the good news is you have options. Anthem Blue Cross and Blue Shield can help answer your questions so you can find an affordable health plan for you and your family. We want you to feel confident you're covered. Click to learn more. Policy exclusions and limitations apply. Anthem Blue Cross and Blue Shield is the trade name of community insurance company. In una Dunque, grazie Max per averci introdotto questo bellissimo autore, abbiamo messo un po' di libri sullo scaffale e speriamo che i nostri ascoltatori possano apprezzare la bellezza di questo autore di cui hai detto sicuramente parleremo ancora in futuro. Insomma. Grazie a voi ragazzi, come sempre è un piacere introdurre i nostri ascoltatori a questi meravigliosi mondi della fantascienza. Un caro saluto, ciao! Ciao, alla prossima! Recentemente è uscito nelle sale un film che ha fatto molto molto discutere la comunità, soprattutto quella scientifica che si occupa di astronautica. Stiamo parlando di Gravity di Alfonso Quaron, famoso già per i figli degli uomini, il gran film di fantascienza che però poi toccheremo. E eh, Gravity ha come interpreti Sandra Bullock e George Clooney nei panni di due astronauti un po' sfortunati. Suoniamo qui lo spoiler alert e eh, abbiamo l'onore di avere in trasmissione oggi Paolo Amoroso di ISA e di Astronauticast. Ciao Paolo. Ciao a tutti e grazie dell'ospitalità. Allora, eh, grazie a te per essere venuto intanto e... Così vogliamo affrontare questo film da un punto di vista fantascientifico, perché sicuramente si sì, eh, incasella bene in questo genere, eh, sicuramente che si trova spazio nel nostro podcast, ma anche dal punto di vista scientifico, perché voi vi occupate di astronautica e eh, negli ultimi giorni abbiamo letto un sacco di così, opinioni molto, <ride> molto piccate su alcuni sì. aspetti del, del film, in particolare la vostra fantastica immagine. Che, che <ride> Pronto? Sì, dicevo che sì. mi senti? Sì, sì, ti sento Paolo. Dicevo che a questo proposito vorrei cominciare con una premessa metodologica che mi sembra necessaria, che si può riassumere dicendo: Veniamo in pace, magari facendo anche un bel saluto vulcaniano di pace e fratellanza, perché leggendo appunto i commenti su, sul film eh, mi è sembrato di notare molta. Eh, in parte irritazione, in parte anche aperta ostilità eh, da parte degli appassionati di cinema in generale verso eh, chi ha una formazione o degli interessi scientifici, perché eh, chi si occupa appunto di scienza eh, sembra quasi che faccia un'invasione di campo commentando questo film, discutendo eh, alcuni aspetti scientifici. In realtà vorrei sottolineare che... Eh, il giudizio di chi appunto ha esperienza scientifica o che si occupa di spazio è ehm, per, la, per la maggior parte eh, positivo, anche se critico degli aspetti scientifici. Anzi, oserei dire che eh, molti di, di quelli che hanno visto il film sanno di spazio di scienza, fanno quasi un'attività di spam invitando tutti a vedere questo, questo bellissimo film. E quindi i nostri commenti di chi si occupa di scienza o di spazio eh, vengono eh, passati attraverso il nostro filtro culturale e sociale eh, dell'interesse per la scienza, che eh, non implica necessariamente un giudizio negativo o una stroncatura del film. Ma per noi la scienza è un pretesto per conoscere meglio il film e eh, le tecnologie e gli aspetti scientifici eh, di cui il film offre molti spunti. Quindi... Tra, tra l'altro, permettimi, comunque è un film di fantascienza Prego. che presta molto il fianco a questo tipo di osservazioni, perché, comunque, è una fantascienza ambientata ai giorni nostri, quasi una un space movie, come viene definito certo, in certi certo. casi. Quindi... Incredibile realismo per quanto riguarda la ricostruzione dei veicoli spaziali in ogni dettaglio, come peraltro uh -huh. hanno commentato tutti gli astronauti che hanno visto finora uh, il film e che hanno uh, reso giudizi pubblici, per esempio uh, Mike Massimino, che peraltro ha Partecipato a due missioni di riparazione proprio del telescopio spaziale, conosciuto forse eh, dagli appassionati di The Big Bang Theory perché ha partecipato in una mezza dozzina di episodi recitando se stesso. Eh, eh, Chris Hadfield, l'astronauta poeta canadese che ha cantato Space Oddity sulla stazione spaziale, Fantastico. Eh, Ron Garan. Eh, Mike Fossum e tanti altri, anche la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti, hanno commentato l'altissima la, fedeltà agli, alle, ai veicoli spaziali reali, in particolare Mike Massimino che dicevamo ha lavorato proprio sul telescopio spaziale che è l'attività che viene mostrata nelle prime scene del film. Mentre la protagonista Sandra Bullock e la dottoressa Ryan nel film ripara il telescopio, e Massimino ha notato un paio di attrezzi che lui ha usato eh, nella sua cassetta degli attrezzi nello spazio. Che dice, di cui ha detto soltanto 6 o 7 persone in tutto il mondo conoscono questi attrezzi. Quindi sono riprodotti nel film con grandissimo dettaglio. Quindi, è una cosa che lodano tutti. Dunque, però ci sono degli aspetti che sono stati sottolineati, quindi vogliamo certo. parlarne? Certo, volentieri. Qualcu qualcuno, qualche ascoltatore di Scientifica, sta a dire il vero, ha fatto sì. anche qualche domanda che ti ha girato, quindi sarebbe... Sì. Magari è opportuno... Da, da quella vorrei partire. Sì, perché ok. Quel vostro ascoltatore, lettore, eh, si interrogava su una delle scene cruciali del film in cui... Ehm, i due protagonisti, eh, il comandante Kowalski e la dottoressa Ryan, riescono ad a raggiungere, dopo l'incidente allo shuttle, la stazione spaziale internazionale e eh, non avendo più la possibilità di dirigere il loro movimento, hanno utilizzato un jetpack, uno zaino a razzo, mh, nel nella finzione cinematografica, per arrivare alla stazione, e, però... Eh, Essendo in movimento, cercano di aggrapparsi alla stazione spaziale per fermarsi. E a un certo punto, eh, essendo legati tra di loro dal cavo di sicurezza che viene utilizzato nelle passeggiate spaziali, il piede della dottoressa Ryan si impiglia per fortuna eh, nelle funi del paracadute di una capsula Soyuz aperto durante la caduta di detriti anche sulla stazione spaziale che viene danneggiata e quindi eh, rimanendo impigliata in questa fune viene fermata nella, eh, lei con il comandante Kowalski nella sua, eh, nella sua corsa. Solo che a un certo punto eh, il film fa sembrare che il, il comandante Kowalski eh, sia attratto da chissà quale forza e le sgancia il suo... Eh, il suo cavo di sicurezza consentendo alla dottoressa Ryan di salvarsi e quindi di non trascinarla con sé. In realtà, in molti si chiedono quale sia questa misteriosa forza perché, <ride> in una situazione reale, almeno per quello che si può eh, vedere dal film, avendo entrambi gli astronauti una velocità relativa a nulla tra di loro ed essendo eh, legati attraverso la, la gamba della dottoressa Ryan e la fuma del paracadute alla stazione spaziale staccando il cavo di sicurezza eh, eh, il comandante Kowalski sarebbe rimasto proprio lì dove lì, era lì in quel, in quel <ride> punto esatto. e sarebbe mh, sarebbe bastato o a lui o alla dottoressa un, dare un, un, un leggero strattone al cavo di sicurezza per avvicinarsi e poi risalire tutti e due attraverso le funi alla stazione spaziale mettiamola così non sarebbe stato cinematografico esatto, esattamente anche se per la verità qualcuno di, di, ehm, di quelli che hanno degli appassionati di cinema che hanno commentato il film, in particolare i giudizi eh, di chi si occupa di scienza eh, dicono che forse la stazione spaziale in quel momento era in leggera rotazione intorno a se stessa e quindi ci sarebbe stata un'accelerazione centrifuga che avrebbe effettivamente potuto mm, spingere spazzano. via il comandante Kowalski eh, il giudizio di uno di questi mh, così appassionati di cinema nei confronti del, di una recensione di un astrofisico, per esempio, che aveva fatto notare questa, uh, questo errore del film, è stato quello di dire: devi essere uno spasso alle feste. Quindi riassume <ride> questo stato d'animo <ride> degli appassionati di cinema. Però ecco eh, in molti riconoscono, anche notando gli errori tecnici, per la verità eh, io non posso commentare più di tanto su questo fatto perché io non ho notato questo eventuale movimento della stazione. Dovrei rivedere un'altra volta il film per accorgermi. Ma in ogni caso, eh, anche la narrazione ha le sue esigenze. Quindi, sospendiamo così la, il giudizio e godiamoci la, la vicenda. Altre scene riguardavano il lancio, comunque l'arrivo da una stazione all'altra che insomma si trovavano su orbite diverse con, con ausilio di, di strumenti poco consoni a quanto... Certo, e su questo ha anche commentato la, la nostra astronauta Samantha Cristoforetti facendo notare che... Ehm, il telescopio Hubble e la Stazione Spaziale Internazionale si trovano su orbite eh, eh, molto molto diverse, innanzitutto come quota, perché Hubble è a circa 550-560 km di, di altitudine come orbita, mentre la Stazione Spaziale è intorno ai 400, quindi 200 km più in basso. Ma quello che è ancora più importante è che... Sono su piani diversi le orbite. Il telescopio Hubble ha un'inclinazione, eh, la sua orbita di circa 28 gradi rispetto all'equatore terrestre, mentre la stazione spaziale internazionale di circa 52 gradi. E, eh, le, la manovra per cambiare il piano dell'orbita richiede una, un consumo di propellente molto, molto elevato, e cosa che il, lo zaino a razzo. Eh, utilizzato dal personaggio di Cluney, eh, peraltro ispirato a uno zaino simile utilizzato effettivamente in, in alcune missioni mm -hmm. shuttle, non ha uh, né la spinta necessaria né il propellente necessario per compiere quelle manovre, che peraltro devono essere perfettamente sincronizzate per eh, raggiungere l'obiettivo um, del rendezvous cioè dell'incontro nello spazio. Eh, come fanno notare molti astronauti, per raggiungere un bersaglio, una stazione spaziale o comunque un bersaglio qualsiasi non basta puntare e mirare. E di questo si è reso a conto anche la NASA nella, alla metà degli anni 60 durante il programma Gemini, un programma di volo spaziale abitato della NASA con capsule che trasportavano due astronauti. In cui questa manovra del rendezvous, cioè l'avvicinamento a, a distanza di vista, quindi pochi metri o poche decine di metri tra due veicoli spaziali, non era ancora conosciuta bene in tutti i suoi aspetti di meccanica orbitale, e quindi eh, gli astronauti in una di queste missioni eh, fecero proprio questa manovra intuitiva, che però ha degli effetti completamente controintuitivi, cioè. Eh, se eh, cerchiamo di raggiungere un veicolo che ci sta avanti, eh, diamo spinta in avanti, ci troviamo su un'orbita più bassa e eh, più lenti del veicolo. Quindi più in alto e più lenti. Quindi eh, ci troviamo dietro invece di raggiungere un comportamento tutt'altro che intuitivo. Gemini erano le missioni quelle prima dell'Apollo, giusto? Diciamo, esatto, il programma temporale. intermedio mm. un passo fondamentale per Apollo perché ha insegnato. Alla NASA e agli astronauti, a compiere proprio queste manovre orbitali, mm -hmm. difficilmente realizzabili. Diciamo così, con, con le attrezzature del film e con le manovre del film. Ok. Quindi, insomma, di aspetti ce ne sarebbero altri. Qualcosa che ti ha particolarmente mh, così, colpito positivamente del film? Dicevi una fotografia, comunque un dettaglio degli attrezzi degli strumenti e dei sì, veicoli molto. Sì. La ricostruzione eh, quasi maniacale, e con attenzione quasi maniacale, eh, dei veicoli spaziali, tranne qualche piccola e comprensibile licenza poetica, per esempio per la capsula Soyuz, mm -hmm. che non ha eh, né il portello laterale né lo blocco così grande come nella realtà, eh, ma questo naturalmente serve per eh, la, la vicenda del film e soprattutto lo blocco per fare vedere meglio per la fotografia. Eh, il panorama, che... certo, della Terra. E una cosa che mi ha colpito anche favorevolmente nelle ricostruzioni è l'incendio a bordo della Stazione Spaziale mm. Internazionale, in cui le fiamme hanno la corretta forma, grossomodo, sferoidale, eh, come hanno le fiamme nello spazio. Per a microgravità, sì. La microgravità, esatto. Sì, sì, sì. Eh, per la verità, e eh, anche questa credo che sia stata una licenza per esigenze di narrazione, eh, un incendio delle dimensioni di quello mostrato nel film dovrebbe avere eh, molto più fumo e quindi non, non si dovrebbe vedere praticamente nulla all'interno del veicolo. Ma il, siccome il cinema è basato sulle immagini, questa piccola licenza è comprensibile. E un incendio nello spazio c'è effettivamente stato. Su una stazione spaziale, in passato eh, la stazione spaziale sovietica Mir nel 1996, un incendio durato e domato in poco più di un, di un minuto, in cui però eh, le fiamme hanno raggiunto eh, le dimensioni più o meno di, uno, di una sfera grande quanto un pallone da calcio, e in cui appunto il fumo ha avvolto completamente la stazione, e sono, sono stati necessari circa tre quarti d'ora poi. Per Smaltirlo un po' e vedere un po' meglio. Cosa fu causata questa.? Non eh, da, un, da un malfunzionamento eh, di un generatore di ossigeno, con, eh, di un generatore chimico di ossigeno, in cui si inserivano delle, delle cartucce e con una reazione chimica eh, veniva prodotto ossigeno in più perché in quel momento era presente un equipaggio eh, in visita proveniente mm -hmm. da un'altra Soyuz, con peraltro anche una, un astronauta europeo tedesco andando in fiamme quel, eh, quell'impianto ho capito quindi comunque Paolo nel complesso tu lo consigli molto questo film sia agli appassionati di fantascienza sia agli appassionati di astronautica insomma, sì eh, ma non solo ma anche agli appassionati di cinema più che consigliarlo mi unisco anch'io allo spam e eh, pur non essendo io un esperto di cinema mi hanno colpito per esempio eh, alcune ehm, così, eh, soluzioni di, di fotografia con le inquadrature per esempio del casco e dal casco degli astronauti, mm -hmm. quindi, mh, queste soluzioni mi sembrano innovative. Beh, innanzitutto per un film sullo spazio. Quindi lo consiglio decisamente. Ok, quindi grazie per questa, questo intervento, questa lezione anche di astronautica. E consigliamo, insomma, a tutti gli ascoltatori di recarsi al cinema per questo bellissimo film. Grazie Paolo. E mi raccomando, ascoltate anche Astronautica il podcast di Astronautica, di cui Paolo è parte. Grazie. Grazie ancora. Come promesso, largo spazio e l'attualità fantascientifica stiamo in collegamento Nicolò Corvini, Farspace. A million sunshine down, but I see only one when I think I'm over you. Ciao a tutti e benvenuti a questa seconda puntata di Far Space, cronache della galassia, la pillola fantascientifica che vi tiene sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo della fantascienza. Qui in studio sono io, Nicolò Corvini, e con me abbiamo Ciccio, il Callopsito, che, che non stava mai zitto. Ciao Ciccio! Niente, e adesso sta zitto. Che dite? Siete pronti? Cominciamo con un sommario? E allora via! Cinema Presto nelle nostre sale Ender's Game Europa Report, un film a basso budget ma dalle grandi speranze Videogiochi Kerbal Space Program, il simulatore di agenzie spaziali E in edicola il numero di ur Urania d'Ottobre Creature del Fuoco. Il 30 ottobre uscirà nelle nostre sale cinematografiche Enders Game. Il libro, eh sì, il libro, il film è tratto dall'omonimo libro di Orson Scott Card e... Um, e niente che sinceramente, non l'ho ancora letto, me ne rammarico. Ma vedrò di colmare questa lacuna il prima possibile. In rete potete già trovare abbastanza trailer su questo filmone, che sembra il solito blockbuster americano: tutto effetti speciali e zero sostanza. Non lo so, non resta che vedere. E vi do un breve accenno alla trama, così potete vedere se siete interessati o no a questo, a questo film. Allora, abbiamo la solita invasione aliena, che però viene respinta almeno in un primo momento, e, e poi abbiamo il nostro colonnello Graf che sarebbe il ormai vetusto Harrison Ford, che lo interpreta, che organizza una forza di, di difesa reclutando giovani ragazzi che vengono addestrati in speciali scuole dove vengono monitorati e insomma, preparati per, queste, per gestire la nuova flotta di difesa terrestre. Uno di questi ragazzi in particolare, un certo Ender Wiggin, viene notato per le sue brillanti capacità e, e insomma appunto, e impara in tutte le tattiche belliche, l'uso delle armi, a farsi rispettare dagli altri cadetti e, e ottiene la promozione alla scuola di comando dove sarà addestrato appunto dallo stesso Mazar e, e sarà lui a gestire l'intera flotta e a salvarci probabilmente dall'invasione aliena. Vi ispira questo film? Siete curiosi? Andrete a vederlo? Appuntamento allora al cinema il 30 ottobre. Europa Report. Diamo un'occhiata alla trama. In un futuro abbastanza prossimo la NASA scopre che su Europa, uno dei pianeti di Giove, eh, si trovano delle tracce termiche eh, al di sotto degli oceani congelati. Eh, decidono quindi di fare una spedizione per... Andare a scoprire cosa si cela sotto questi mari ghiacciati e, e così appunto parte questa missione. Cosa si sotto questi mari? Mah! Il film è stato girato interamente con la tecnica del found footage, similarmente a Cloverfield o The Blair Witch Project, insomma, questi film così. però ha una peculiarità: le telecamere saranno stazionarie. Perché, sì, perché saranno stazionari quindi insomma non ci sarà l'effetto telecamera super mossa vomito e, e via dicendo e, insomma e ci voleva una pellicola del genere perché insomma una fantascienza hard finalmente no appunto quelle cose eh, tutto effettoni speciali e, e via Ehm Niente, speriamo di vederlo presto nei nostri cinema. Non sono ancora riuscito a trovare notizie su un'eventuale uscita italiana, ma confido che, che ci sarà. e eh, appena, appena avrò notizie, ovviamente ve, lo, ve le comunicherò. Eh, passiamo al prossimo argomento: videogiochi. Kerbal Space Program. Oggi vi propongo un videogioco che dà veramente dipendenza. Io non riesco a staccarmici, ma è molto, molto bello. Allora, in Carbon Space Program prenderemo le redini di un'agenzia spaziale, ad esempio tipo la NASA per intenderci, e ne cureremo tutti i vari aspetti, quindi dal progettare i razzi a progettare le missioni e dopo far volare effettivamente questi razzi. E, so, la prima fase è lanciarli, eh, sì, lanciarli in orbita, calcolare l'orbita, poi se vuoi mandare su un altro pianeta bisogna calcolare tutte le le varie fasi per intercettarlo, insomma, veramente, veramente bello, ha fatto molto bene, è un gioco ancora in beta, quindi alcune funzionalità non sono ancora state rilasciate, come ad esempio la modalità carriera, ma veramente fatto molto bene, e ovviamente ci si può muovere in tutto questo sistema solare fittizio, che però è molto simile al nostro, quindi abbiamo la Terra con la Luna c'è una specie di Giove, una specie di Nettuno, tutti con i loro nomi ovviamente e tutti i pianeti fino a quelli più distanti e per fare una missione sui pianeti più lontani ci metterete veramente una vita ma una... veramente fatto bene e mi raccomando non rimanete senza carburante dopo non dite che non vi ho avvisato Niente, oggi riuscite anche a sentire l'altro mio papagaio che si chiama Papaya, che è un parrocchetto del reggente che di solito sta sempre silenzioso, ma oggi c'è il cinciut. E... Dai ragazzi, facciamo un po' di silenzio, eh? E, e niente, dai, passiamo all'editoria. Infatti oggi vi parlo di, eh, del numero di ottobre di Urania, Creatura del Fuoco di Ian Watson. Ehm... Questo autore britannico ci porta a scoprire le vicende di John Cunningham, che è uno psichiatra specializzato in terapia della reincarnazione, nonché anche scrittore horror, che firma le sue opere con lo pseudonimo di Jack Cannon. Quando uno dei suoi pazienti, Tony Smith, inizia a parlargli sotto ipnosi della vita precedente, per Cunningham è naturale ricavare dalle sue parole così inquietanti un romanzo dell'orrore. Un romanzo che forse non è destinato a restare confinato nelle pagine di, del libro. E anche per questa puntata è tutto. E, e niente, dai, una buona notte a tutti e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Did you know that yearly Medicaid renewals will start again soon? This means millions of people who were enrolled in Medicaid during the pandemic may no longer be eligible for coverage. If this may impact you, the good news is you have options. Anthem Blue Cross and Blue Shield can help answer your questions so you can find an affordable health plan for you and your family. We want you to feel confident you're covered. Click to learn more. Policy exclusions and limitations apply. Anthem Blue Cross and Blue Shield is the trade name of community insurance company.